qui ha debuttato anche il Buazzelli, con una novità dell'Arthur Miller. E c'è stato anche lo Streller a fare i due dati di rodaggio delle Baruse, sempre pieno così. Ma non si può ristrutturare? Sì, si sono già fatti avanti in tanti, ma per fare degli appartamenti, un supermercato, la sede di una banca. Una banca? Orribile. Qui se ne dovrebbe far carico il comune, la provincia. No, dico, in un paese civile, io sono indignata. Vabbè, vado ad accendere la mezzasala. Così ne approfitto per fare una telefonata in ufficio. A lei rimane qui a suo rischio e pericolo, eh? Sto preventivo. Perché sono troppi soldi? No. Certo, non era nei progetti della Talete di comprare un teatro, ma insomma. Comunque Gerard dice che possiamo fare una fondazione per i vantaggi fiscali. Guarda, io non ci capisco niente di queste cose, ma ti rendi conto che non c'è un solo teatro aperto in tutta la provincia? Una cosa molto grave, amore. Sarebbe un regalo bellissimo che faresti a tutti. Vieni qui. Senti, amore, io il regalo lo faccio volentieri a te. Ma te poi lo trovi il tempo per occuparti di sta roba? Sai che c'è da mettere su un consiglio d'amministrazione? Eh certo, guarda. Ho pesato un po' di persone. Poi... Carla Bernaschi, sei te. Bertoncelli, Russo, ma... Amore, io non ho proprio idea di chi sia sta gente, però se l'hai scelta te sicuramente va bene. Grazie, Giovanni. Grazie. Sembra un programma interessante. Naturalmente è solo una proposta, eh? Però insomma mi sembra importante così tener conto sia delle esigenze di un pubblico più curioso delle novità, sia... Ugo, no, sono un attimino in riunione, eh? Fai bravo, ti chiamo io dopo. Sì, ciao. Prego, scusa. Dicevo, sia di un pubblico più curioso delle novità, sia degli spettatori più abituati a un repertorio più tradizionale. Sì, però abbiate pazienza, ancora Pirandello. Allora distribuiamo direttamente fiale di Valium all'ingresso, non so. A me pare invece un programma molto equilibrato. Poi non ci impedirebbe di inserire ogni tanto in cartellone anche qualcosa di più sperimentale. No, anzi. Poi, la Sonna Cara, ancora a combattere contro la mezza letteratura del Novecento. Pirandello è Pirandello, mettiti il cuore in pace. Ho sentito menzionare qui il maestro Pirandello. Pensate che ebbi l'onore di stringergli la mano. Wow! Nel 1934. Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale. Non so, nelle bozze ho provato a riferirmi anche a esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio. Raffaello Sanzio. Il loro Amleto è del 1992, poi. Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla prealpina. Veramente appassionati. Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no? Cosa apprezzo io, chiede il professor Russomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no? Eh sì, infatti un po' è vero. Buono a sapersi, visto che perdo ancora tempo a insegnarlo nei miei corsi. Se no ci sarebbe il teatro danza. Scusate, sentiamo un po' questa discussione fra intellettuali. Sarà che io sono una persona terra a terra, forse, ma secondo me la gente che lavora è stanca, va bene? È stanca di cose che non si capisce e che fa venire il mal di testa. La gente la sera è stanca. Ecco, allora, come amministrazione, noi crediamo che bisogna valorizzare quelle che sono le tradizioni locali. Abbiamo qui così il coro, qui in Valcuvi abbiamo un coro di voci padane valido, molto valido,
che secondo me meriterebbe anche la serata inaugurale. La chiamata derrière. No, per niente. Io dico questo, poi dopo voi fate come volete, per favore. My God. Che dite, faccio portare del tè, del caffè? Biscottini. Grazie, assessore. Per Bernaschi alla grande, eh? Madame. Grazie, grazie signorina. Signorina Marcus, Ah, sì, beh, arrivederci. Arrivederci. Disastro, stia tranquilla, oggi dovevano fare tutti il loro numero, ma poi si placheranno. Speriamo. Non ho avuto ancora occasione di ringraziarla per tutto quello che sta facendo. Il pulitiamo non poteva finire così. Io pensavo di proporre il suo nome come direttore artistico. Ma che sorride. E quando egli morrà, prendilo e taglialo in piccole stelle. Egli renderà così bella la faccia del cielo che tutti si innamoreranno della notte. Mi ricordo molto bene di quella sua Giulietta. Lasciamo perdere, sono una dilettante. No, ci sono i dilettanti, i guitti, i gigioni e poi ci sono gli attori. Lei, mi dispiace contraddirla, ma lei è un'attrice. E poi lei non mi ha detto che cosa pensa della mia proposta. È un vero peccato che non abbia continuato, perché era incantevole. Guardi, lei mi sta parlando di un'altra vita, non sono neanche sicura di averla vissuta. A presto, professore. Arrivederci, Carla.